Bentrovati ad un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format video realizzato per il blog gerardopaterna.com. Oggi vi voglio parlare di valutazione immobiliare, di report di stima per gli agenti immobiliari, di big data e di tanto altro, e voglio farlo con un protagonista di primo piano nel panorama immobiliare italiano. Qui infatti con me oggi c'è Patrick Albertengo, co-founder di Reopla, una big data company. Ben Buongiorno, arrivato, Gerardo, grazie mille. Come stai? Tutto a posto? Bene, tutto bene, tutto bene. Piovosa. Piovosa. Piovosa, va bene, dai, arriveranno tempi migliori. Allora, andiamo subito al punto. Parliamo un po' di report di stima per gli agenti immobiliari, ma anche soluzioni per gestori patrimoniali e soggetti della finanza. Dove si sta posizionando Reopla? Ah, Reopla è una società che nel corso del tempo è diventata una big data company, il che significa che attraverso un progetto che è Agent Pricing, che è quello che la maggior parte di persone conoscono, abbiamo iniziato a raccogliere dati sul mercato immobiliare con l'obiettivo di fornire delle valutazioni, dei report di valutazione sempre più attendibili alle agenzie immobiliari. Nel corso del tempo abbiamo acquisito moltissimi dati e expertise all'interno del nostro team che ci hanno permesso di iniziare a interfacciarci con altri tipi di società, come ad esempio le società di perizia, le banche o le società di gestione patrimoniale. Attraverso l'esperienza che maturiamo invece dal contatto con queste società, riusciamo a portare internamente nuovi dati, innanzitutto, che possono essere messi al servizio di entrambi i lati. Questo ci permette quindi di acquisire da tutte e due le parti e poter offrire un servizio migliore. Reopla sta prendendo un pochettino questa strada, quindi stiamo cercando di capire quali sono i punti di contatto tra questi due mondi. Spesso sembrano lontane, agenzie, società magari di perizia, anche nei valori poi offerti al proprietario di casa. In realtà ci sono procedure che possono essere riportate in entrambi i casi e dati che possono essere utili ad entrambi. Ok, allora, agenti immobiliari. In che direzione sta andando la valutazione immobiliare? Allora, la valutazione immobiliare notiamo innanzitutto con piacere che sta diventando un tema sempre più serio, ricorrente, sempre più chiacchierato all'interno del settore. Ci sono sempre più agenzie in Italia che dedicano più tempo alla valutazione, non che non lo facessero prima, ma troppo spesso abbiamo visto agenzie che ritengono la propria esperienza sufficiente a presentare una valutazione. L'esperienza rappresenta sempre il 90% di una corretta valutazione, ma ci sono parametri che il proprietario ha necessità di conoscere per potersi affidare all'agente, per potersi fidare di una determinata valutazione. In questi anni abbiamo visto molte più agenzie avvicinarsi al mondo della valutazione scritta, al mondo della valutazione tramite report, e trovo che questo sia un ottimo servizio qualificante verso i proprietari di casa. Senza dimenticare che sono servizi che già utilizzano tantissimi tipi di società, le famose cattive PropTech, e quindi credo che sia un qualcosa che il mercato richiederà sempre più spesso e sia corretto da parte dell'agente offrire il proprio tempo. Ok. Rispetto all'agente immobiliare invece, la società diciamo più istituzionale, che magari fa valutazioni massive, magari legate proprio agli NPL o altro, che tipo di dati e modalità di confezionamento ricerca? Ah, in questo momento una delle principali difficoltà in tutta Italia è la certezza del dato. E avendo un catasto che è pubblico, avendo i dati di compravendita che sono pubblici, ma sono veramente difficili da ricercare e molto spesso costosi, più costosi di quanto poi sono utili nella pratica. Il vero tema è quello, il probabilmente, vero tema il costo. È quello, okay. Sì, un tema di costo. Questo fa sì che oggi quasi tutte le società di gestione patrimoniale, NPL, banche e quant'altro, siano tutte quante alla ricerca della certezza del dato. Questa sarà probabilmente la sfida sulla quale ci scontreremo tutte le società che operano in questo settore. Le strade non sono semplicissime per arrivarci, ci sono stati che l'hanno fatto in maniera ottimale, vedi la Francia, i nostri vicini di casa hanno... Ah, con Etalab, il famoso il progetto di Open Data che rende pubblici i dati di compravenduto, esatto. Mi sembra dal 2014. Esattamente, okay. È uscito in realtà, poi mostrano già i dati dal 2014, certo. Ma è uscito veramente poco fa. Sì. E questo sicuramente sarebbe un grosso passo avanti. Diciamo che oggi le società più strutturate stanno cercando la certezza del dato, questo senza dubbio. Bene, allora facciamo un passetto lungo e andiamo oltreoceano. Parliamo di Zillow, il primo portale di annunci immobiliari credo al mondo. Di proprietà di Zillow, tra le mille altre cose, c'è anche Zestimate, no? Il software, chiamiamolo così, per banalizzarlo un po', di valutazione.
Qualche tempo fa Zestimate dice che attraverso l'utilizzo di informazioni visive, quindi fotografie di un certo tipo, è in grado di così concorrere ad una formazione del prezzo con uno scarto minimo rispetto al prezzo di realizzazione effettivo, veramente di qualche punto percentuale. Reopla o Agent Pricing, se parliamo dell'app specifica di valutazione, potrà magari domani integrare anche software di terze parti, mi viene in mente proprio, non so, Virtual Tour o la foto con determinate caratteristiche per effettuare delle valutazioni più profonde? Assolutamente sì, innanzitutto le collaborazioni tra aziende sono quelle che permettono nel più breve tempo possibile di raggiungere ottimi risultati, e Zillow, nonostante sia un colosso, sia veramente gigantesco, tuttora collabora con aziende piccole e grandi che siano per migliorare i propri algoritmi. Zestimate, hai detto bene tu, non è quasi sbagliato chiamarlo un software, perché davvero è l'eccellenza che si può trovare a livello di big data analysis e quant'altro. Una piccola curiosità, non so se può interessare, ma addirittura hanno messo in palio lo scorso anno $1 milioni a chiunque riuscisse a migliorare l'algoritmo di Zestimate per la valutazione immobiliare. Quindi ci stai lavorando? Quindi ci sto lavorando, assolutamente. Sì. In realtà lavoro sotto copertura in Reopla, ma lavoro per Zestimate. E no, okay. In realtà appunto chi ha vinto questo premio è proprio chi ha consigliato l'utilizzo dell'analisi delle fotografie per intuire la conformazione della casa e la conformazione degli arredi, per dare una valutazione ancora più corretta e ancora più precisa sulla base anche dello stato interno dell'immobile. Sicuramente valuteremo collaborazioni di questo genere, ci sono società in Italia che, molto lontane da quello che facciamo noi, ho parlato di Virtual Tour, che però stanno lavorando sull'analisi delle fotografie, quindi siamo ben fiduciosi che presto ci possano essere ulteriori parametri. Interessante, allora... Tu pensi che in funzione anche di queste cose che mi hai raccontato, che ci hai raccontato, possa la tecnologia arrivare a fare a meno del dato esatto del compravenduto? Cioè che possa avvicinarsi veramente con uno scarto minimo al valore effettivo di compravendita senza avere questo dato poi? Allora, è possibile che si avvicini moltissimo. È possibile che si avvicini moltissimo. Ad oggi non ho un esempio da portarti pratico, perché chi si avvicina molto ha il dato certo. Zestimate, Stati Uniti, Regno Unito, dove i dati sono pubblici e dove il dato certo c'è. Non sono sicuro che la tecnologia ce la possa fare senza questo dato, almeno che non cambino alcune dinamiche di mercato. Quindi in un mercato completamente trasparente, magari ad eccezione del dato di compravendite, ma dove si conoscano il numero di acquirenti, la disponibilità degli acquirenti, la possibilità di erogazione del mutuo e quant'altro, quindi mettendo insieme moltissimi parametri, si potrebbe arrivare a un dato quasi certo. Dopodiché non credo che nessuno al mondo possa fare una valutazione immobiliare certa, perché dipende anche da parametri soggettivi. Quindi in realtà sarà sempre opinionabile. Un aspetto interessante della vostra soluzione per gli agenti immobiliari è il fatto che probabilmente raccogliete qualche dato in più rispetto al conservatore, ovvero il dato, insomma il gap tra prezzo richiesto e prezzo offerto. Questo è sicuramente, credo, un indicatore interessante anche per capire un po' la percentuale, no, di negoziazione che avviene in modo, insomma, di frequente, ecco. Assolutamente sì, e non solo. Qua il merito non è nostro, ma in realtà il merito delle agenzie immobiliari. Hanno un patrimonio di dati pazzesco che nessuno in realtà ha, a partire dall'agenzia delle entrate al notaio. Un'agenzia immobiliare conosce tutta la storia di un immobile, dal giorno che è stata messa in vendita a tutti i ribassi che sono stati fatti, alle condizioni interne, alle condizioni degli impianti, all'affaccio dell'immobile, alla vista su un parco, alla vista su un tram. Sono tutti dettagli che in realtà non sono presenti in un atto di compravendita e che possono cambiare notevolmente la valutazione di un immobile, ma di per sé la storia della messa in vendita di un immobile. Quindi sono più che convinto che le agenzie immobiliari abbiano un patrimonio di dati che, se messo a buon frutto, li possa portare ad avere una posizione più predominante sul mercato. Ecco, quindi hanno tanti dati. Cosa possiamo dare loro di più rispetto a quello che già hanno per fare in modo che possano mettere ancora più a frutto i dati che sono abituati a trattare? Sei avvantaggiato per questa domanda, perché hai già visto una piccola anteprima su cosa stiamo lavorando.
le agenzie immobiliari hanno davvero tanti dati e tanti dati che soprattutto possono essere utili a loro stesse per migliorare la propria operatività. Ci sono alcune attività che se gestite da una macchina possono essere fatte in pochissimi secondi, che se no una persona richiederebbero giorni, se non settimane di lavoro. Si può lavorare ulteriormente su quei dati per migliorare l'operatività di un'agenzia. Ci sono una serie di pratiche che possono essere analizzate e rese disponibili magari la mattina successiva per capire tutte le aree di miglioramento dell'agenzia solo sull'analisi dei dati. Ok, ci hai stuzzicato, non sei andato troppo a fondo. Possiamo dire che le prime settimane del 2020 potrebbero essere, insomma, settimane con qualche interessante news su questo fronte? Assolutamente sì, me lo auguro. Questo metterà ancora un po' più di fretta al nostro reparto tecnico, okay, che è già sotto pressione, poveretti, però sì, assolutamente. 2020 Speriamo in una novità importante. Ottimo. Allora, come fa l'agente immobiliare a entrare in contatto con Reopla/Agent Pricing? Appello allora, alla... Sicuramente ci trovate sul web www.agentpricing.com, www.reopla.com invece per quanto riguarda non le agenzie immobiliari ma qualunque società che abbia necessità di analisi dati. Ci trovate a pressoché tutti gli eventi immobiliari, partecipiamo quasi sempre nelle persone di Consuelo Tarantini e Giulia Iatrino, che sono le due persone che si occupano della comunicazione con i clienti. Ci trovate sulle nostre pagine Facebook, abbiamo la pagina Agent Pricing o la pagina Reopla. Io sono Patrick Albertengo, anche a me aggiungetemi se vi fa piacere. E direi che abbiamo detto tutto. Onipresenti. Va bene. Non do la make, ormai è quasi antica. Grazie. Grazie Patrick, allora ti aspetto nei prossimi mesi con qualche news sul tema. Perfetto. Speriamo di sì. Bene. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un servizio, un prodotto, un'idea da presentare su questo sgabello puoi farlo scrivendo allo sgabello @gerardopaterna.com. Ti aspetto in occasione del prossimo video.